Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 30ª puntata della serie Terzisti. Oggi siamo qui con... Buonasera a tutti. Matteo, a me, ciao a tutti. Allora, siamo qui col 3... siamo qui col 3.10 di Matti, non siamo col mio 3.13 dell'azienda, diciamo, ma sono col mio 3... col 3.10 di Matti. Perché Daniele, dato che qui non ci si trova mai nessuno, la cosa migliore era farlo io, Daniele e Simo. Siamo gli unici che ci troviamo sempre. E infatti siamo anche gli unici tre che siamo qui. Io, o comunque fare... Ciao. Ecco, ciao. Appunto, ecco. Ecco, praticamente... Devo venire in mente. Praticamente adesso quindi... Ah, ci hanno spostato, ok. Praticamente... Grazie. Praticamente stiamo facendo dei trasporti che però io non guadagno niente, darà poi i soldi a Matti, penso. Per il silato, insomma. Qui va bene? Posto. Ecco qui. Mettici la cinghia che sennò scappa. E poi questo qui me lo pagano anche profumatamente. Quanto lo danno in normale? 367. Ah, come nella serie... No, la serie americana è difficile. Sì, è difficile. Allora ragazzi, non so se voi vedrete giustamente l'episodio di Eurotruck che uscirà per oggi. Cavolo, non ce la farò mai a farlo uscire per oggi. No, non so se lo vedrete, perché ragazzi, avevo registrato tutto quanto, stavo per concludere la puntata, saltata la luce, file corrotto, oltre 40 minuti di video, andate a buttare, non dico dove, perché sennò diventerai volgare, quindi... Cioè, praticamente è mancata la luce per, non so, sarà mancata 2 secondi al massimo, cioè, tempo di spegnersi si è riacceso, ma tutto in casa... E quei 2 secondi mi hanno fatto buttare via un buon 40 minuti di tempo. Allora ragazzi, abbiamo ritirato da Matteo, da Daniele il dov'è la store? Ci devo ancora fare l'occhio su sta mappa. Abbiamo ritirato da Daniele il class, l'Arion 650, che non ci serve più, ce l'aveva già pagato. In più qui ho preso questa ratrino perché l'ho aiutato con questo Valtra ad arare il campo 10. Poi ho dato in comodato d'uso, mi sembra si dica così, in prova praticamente a Matteo una falciatrice. Ce l'hai in farm, Matteo? E in farm davanti all'altro. Matteo, se non impari a scaricare davanti ti rippo. I coglioni. Ecco, questa qui. Praticamente non gliel'ho data, cioè gliel'ho data, lui me la dovrà restituire entro voi nella puntata che vedrete probabilmente mercoledì, per noi entro lunedì, quindi per io che registro entro lunedì, per voi quando vedete questo video nella puntata di mercoledì dovrà essere data via, quindi Matteo lunedì te tassativo me la devi dare via. Gli abbiamo dato in prova perché Simo mi ha detto che quell'altra si va un po' a rilento. Gliela proviamo. Almeno magari ce la compriamo. Cioè ce la comprano. Lascialo aperto. Sì sì. Un'altra cosa. Ah il trattore. Ho dato anche a Simo, che sta sul 31. Praticamente lui mi aveva affittato questo trattore, che gli serviva un trattore giusto da far ridere per non perdere del tempo. Per 1000 euro gli avevo dato tutto questo, praticamente il New Holland più lo stall più la stall, praticamente caricatore e benna. 1000 euro per non più di 2 ore gli avevo detto. Se avesse fatto 2 ore sarebbero scattati 2000 euro, 3 ore 3000 euro e così via. Sta di fatto che adesso ha deciso di comprare, hai deciso di comprarlo, no? Sì, sì. Gli ho chiesto 30.000 euro e ci potrà fare un massimo di 75 ore sopra. 75.
Ecco, praticamente 75 ore sopra, 30.000 euro. Me li deve ancora passare perché al momento non li ha, però quando appena li avrà, cioè sapete che io nei pagamenti, fosse lo store, non puoi farlo perché non hai soldi. Qui, diciamo, glielo abbuono un po'. Voleva pagarmi la rata, solo che gli ho detto di no perché comunque un po' un casino è rata, sapete. Ora, Daniele, posso aiutarti a fare qualcosa? Ho finito di pagare la lama nel Vendere. frattempo. Ah, vado a Sei in vendere. pieno? No, mi mancano tipo 44 litri. Cazzo. Ho qua farina da te. Sì, Mario. Scusa, chiedo perdono. Buttalo dentro le A posto. vacche. Ma l'insilato me lo pagano bene, perché glielo dovrei buttare dentro le vacche? Dai, Matteo, però. Ora vai avanti. È perché per fargli dar da mangiare, no? No, com'è per coprirlo? Non si copre forse. Al biogas. Secondo arrivo, eh. Il biogas è quello là, perfetto. Ok, so come andarci forse. Perfetto, posso tagliare dritto di qui? Sì. Ok, No, no, mi si è cogliato il trattore. di qui. Poi sulla strada di sinistra e poi ci arriviamo in teoria. Sì. A posto, ora ce lo dovremmo trovare poi dritto davanti. Come vi ho detto, queste qui sono le prime puntate che si va con la mappa aperta, poi non succederà più. Poi impareremo le strade a memoria Mi e poi. 3 7 litri non me li scarica. 7 Eh? litri di erba non me la scarico. Come non te la scarico? 7 litri non me li scarico. Mi scarico su Amen, un mucchio di arrangiati. erba. Eccoci qui. Allora. Peso a carico esattamente 120 quintali, 121 quintali. Te lo scarico di fianco al digestore, Daniele. Ma non c'è Daniele. Come non c'è? È andato via un Ah, secondo. me l'ha anche detto. Io glielo scarico davanti qui. Beh, davanti potrebbe. Posso metterglielo qui? Figo, io glielo metto qui. Glielo metto qui dentro almeno. Insomma, tanto 15.000 litri. Stanno al fresco. Matteo. Matteo. Ammazzo. Mi sono cognato. Te l'ho detto 10 secondi fa di non scaricare così indietro. Tu cos'è che fai? Il primo carro me lo scarichi così, il secondo carro me lo scarichi così, il terzo carro me lo scarichi così. Dov'è che ha scaricato? Cosa Porca fa? puttana. No, mi sono cugnato e sono finito. Mi sono cugnato. Ogni scusa è buona. Beh, Entrai qui a te. vabbè. Mi stai zitto. Vengo lì io col caricatore? Sì, almeno lo spanteghi dappertutto. Qui non si può mettere, quindi. Caduto il mio papà dal letto, mi sa. Ma come? Vum! E tornano i sound di Matteo, alla Matteo Premoli. Vum! Ma io vorrei sapere perché scarico qui e mi viene il mucchio sotto al carro. Bene, in teoria con questa qui posso Oh, scaricare nella trincea, questa giusto? te farò fiere, Questa la cosa. tendo da niente. La desilatrice. Questa te farò fiere, Non lo so, penso di sì. se pigli l'erba te la trasformi in fiere. Capito? Matteo è morto. Matteo! No, ci sono, ci sono. A posto. No, ma Ah, vai stavo in parlando di Matteo, Daniele. vieni qua con la tua pala perché mi sono già scassato le Ok. Ma qui la Simo, ti staccionata stacco come l'hanno qua a messa? parte il coso, pigliti col No! New Holland. Perfetto. Ah, dai, la Daniele! zavorra. Perfetto, porca, ma no, che non Guarda, trovo un io ho mucchio. cercato di farti il mucchio più omogeneo possibile, ma c'è questo carrettino qui che è un po' buggato e non si può fare bene il mucchio. Mucchio di cosa? Non dovevo scaricartelo al biogas. Non vengo a niente. Corpo. Ma Cosa c'è? dovevi vendere? Non si può vendere col carro. Ci vuole la pala per venderlo, per forza sul 17, non te lo fa scaricare dal carro. Porca madonna, sono capo da dove Ma io l'ho laggato invece.
Che coglioni, che coglioni, disse Marconi. Matteo, io ti banno, mi hai fatto impennare. Mi fa che non ci penso io. No, vado io, Simo. Questo è più pesante di quello. Non mi fa cosa? Ma cosa ne sai che non me lo ammacca tutti. Mi diverte, ma qua. Almeno. Simo, che si diverte. Oh, che piglia, Matteo. A posto, ho fatto il volo. Ma te stai buggato sulla stalla, eh? Eh sì. Poi sto buggato sulla stalla. Io sì, sto andando in giro. Ma te sono altri 200 euro. A posto, guarda qua. Ciao Simo. Che mai? Io compatto da così, eh. Ma voi vi state divertendo? Io sì che mi sto divertendo. State divertendo un po' troppo nella mia stalla. Ma che stai? Io non sto in tua stalla. No, no, io sto aiutando Simo, vedi, gli picchio contro. Pum! Oh, che adesso vediamo il... No, al pallet, no al pallet! Oh, ho rischiato. Parecchio. Vabbè, io sulla hold mi è finito il pallet. Ma che... Dan! Dimmi. Ma che mucchio mai fatto? Che fammi vedere, aspetta. È un cazzo di Buddha, eh. Come? Cos'è che non va? Scusa. Ma guarda la forma. È un cappero di Buddha. Ma io non ci vedo nulla di male. Sembra quasi una chitarra elettrica. Tipo lì c'è la parte, qui c'è quella che viene avanti, lì le corde. Daniele, guarda, c'è la puntata registrata. Io scaricavo, non è che mi compariva dietro al carro, mi compariva sotto il carro il mucchio. E se prego. Dov'è? Stai fermo. Come stai? Dimo la capezzagna, non me lo faceva fare. Te la sei ribaltata? Te la sei dimenticata per strada la capezzagna? Porca madonna. Oh, io vendo, eh. Vedi, vedi. Voglio vedere con più. Ma te, secondo te, sono attaccato la pala, non ho attaccato il caricatore? Euro. Come è attaccato la palla e non ha il caricatore? Light, Maya, Free Fire Sync. Aspettate a passarmi i soldi, eh. Metto tutto e poi ve lo dico. Paper Corb. Allora, il caricatore del Mustang, capito? E per cui? Per cui la palla sta sotto la New Holland. Che te piango. Per cui ti piango? No, io sono venuto là a via la pala perché gli piace io il... Ma lo sai che è lo stesso identico? Ma te? So. Ma te, alla fin fine, sai cosa devi fare? Da che te devi pigliare in gorbo. Oh, te lo copro lo Simo, Daniele? Chi copre lo Simo? Allora. Occhio, che potevi mettermici a me e Daniele a coprire il silo, sai che io sono esperto. Vai Simo, carica! Aspetta. Come carica? Non è. 21 per... Ah, aspetta che ti dà una mano. Se la vuoi... c'ho mal di schiena, ragazzi. Compattamento 0%, ma va, la trincea vuota. Aspetta, penso io qui. Ci pensi? Io me ne vado. Sono quasi imbarato, quasi. Quasi. Io lo compatto per così, guarda. Alla. Che gorbo. Oh! Che gorbo devi da fa. A posto. E Matti nostro, se mi vede usare così il tuo fendino. A parte che lui c'è anche il T5, che è nuovo il T5. A parte che io gli sto facendo ore sul 313, qua sul 310, sul 310, per cui se non vuole è meglio che glielo lascio fermo. Anzi, io glielo incrasto e poi glielo lascio fermo dopo. Ma te glielo nei muri. Aspetta, ti faccio comparire una rampa davanti. Nel tetto! Una bocce! Oh. Ma ecco,
proprio di farlo quando ho la pala vuota. Com'è che si accende? Questo non si accendeva anche dal joystick una volta. 33.888. È in... An... Ma c'è più i grado tu che io su quella da tecnica. Ma sai che mi sa che i laggamenti che prova Simo di grafica perché? Sono una cosa non dico normale, ma perché mi sa che la mappa ti fa spawnare con già tutte le luci nei capanni accese. E non vorrei che fosse quello che aumenta il peso grafico, diciamo. No, qua no. Ma... Ah, ma qui sono dalla farm... dicevo, mi pare... che la farm qui delle vacche... di conoscerla. A posto. Matteo, quanti soldi c'hai? 1000. Tuoi, tuoi, dico. Di chi è? Di Daniele. Oh, aspetta che ne mancano ancora un pochetto. 14.000 ne ho. A posto. 1.366. Ti devo dare 1.366 euro. E... Una miseria proprio. Allora, 1.366 sono 1.004. Ma fa moca col birocino qui col control Y, non mi cambia la sterzata, non mi fa più. Ma te li do, Daniele. 1.300 o 1.400? 1.400. Guarda come va bene così. Ho preso sorrestato 200. Ti ho dato i 200 che mi mancavano. Ah, okay. Dove vai? Guarda che bella la trenzata granchio. Okay, mi è parvero un granchio. No! Ma cambiarla mentre cammini è troppo figo, tipo, guarda. Mentre cammini per. A parte che fai 20 all'ora in retromarcia è una bestia rispetto a tutto il resto di farming. Guarda, io vado dritto. Alà! Eh no, però contro un muro. A parte, Imo, io. Oddio, io me lo dai che scaportato. No, in teoria, su strada bisognerebbe usare questa qua. Con le ruote solo davanti. Anteriore. Dovrebbe essere più facile da guidare. Ma noi guidiamo con questa che... Almeno in curva sembra di stare andando dritti, no? Sono o non sono un genio? Poi però quando sei dritto sembra di essere in curva, effettivamente. Poi se fai così, fai così. Primo passaggio. Mi dispiace. Sei passato nella mia farm, mi devi pagare. Che sound è... Spagnolo, no? Matte. Matte. Non giù. Carro de fie. Un carro de fie. Dai che ci passi, Simo. Un carro, Daniele. Momento. No, non è che trago una parata, eh. No, te lo porto. Dov'è che te lo devo scaricare, Daniele? No! E dai, basta, chiudo. Ostia, non fa neanche la calcolatrice, neanche il coso. Perché che calcolatrice ti serve per fare i conti? Scusa, che conti devi fare? Guarda, ecco. Ma secondo me ce n'è un po' dappertutto di erba. No, strano ma vero? No, non ce n'è. No, raga, fare Simo che scapporta tutto. 21.000. Dai, Simo. 300. Apposta. Per 0,25. Allora, ho da farvi un quesito. Chi di voi sa cosa serve per questo strumento? 25 centesimi al litro, no. Ti attacchi te allora. Che si trova in questa parte della mappa qui. Chi di voi sa cosa serve? No, dai, facciamo... Ce lo scrivete nei commenti. 23 centesimi al litro, va bene. Cosa, dai, che cosa? Questo macchinarietto qui... Che se avevo detto che era un ranghinatore, io. Aspetta, porca puttana, una stimuri. L'andanatore, lì. Lo spimpigliatore. Aspetta, vado
Vado a piglia questo. Ma io direi che è un pezzo di antiquariato, per cui va preservato. Come fai a piare le stesse fuoche io? Che forche, sì. Voglio sparare una puttana. Un però bro. Dovrebbe essere quello che fa che fa i colini. Dici? Per forza. Vabbè. Quello lì viene azionato dall'albero delle ruote, che gira, alza la terra, sposta via la terra, la butta da qualche parte, non dirmi dove. E rimane il solco. Apposta. E dai, che ti puzzano pure, c'hai sulla muffa. A gorgonzola. 23 litri a... sì, 23 centesimi al litro. 23 litri al centesimo. Aspetta che il prezzo te lo faccio. No, no. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Buon esame. Matteo. Oh, bravo Matteo. Ah, si è fatto bene adesso, se no ti parlavo un'altra volta. Guarda com'è bello pieno il carro, l'hanno sistemato finalmente nel 17. Non del tutto, però un po' l'hanno sistemato. È tutto, ciao a tutti. Ciao a tutti.